Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» E il re risponderà loro: «In verità, io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sua sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito?» Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me». E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. La festa di Cristo Re dell'Universo chiude il cammino dell'anno liturgico, dell'anno A, dell'anno di Matteo. Non è una festa, diciamo, di nostalgia monarchica. Potrebbe sembrare un titolo così un po' anacronistico dire che Cristo è il Re dell'Universo, ma è il modo biblico però, perché allora c'era il Re di Israele, il Re Davide, il Re Salomone, ecco, per dire la sovranità di Cristo sull'universo, cioè su tutta la storia. La fine e il fine della storia, come più volte abbiamo ripetuto in queste domeniche, non è un luogo, non è forse neanche un tempo, fuori dal tempo, ma è un volto, è una persona, è la persona di Cristo. Tutto converge verso di Lui. Teilhard de Chardin, un grande antropologo, paleontologo anche, mai del passato, gesuita, diceva che Cristo è il punto omega, cioè il punto finale verso cui tutto, compresa l'evoluzione della natura, delle cose, dell'universo, sta tendendo. Alla fine, come dice San Paolo, Dio ricapitolerà in Cristo tutte le cose. Cristo è la presenza nascosta e segreta in ogni cuore, in ogni realtà, in ogni essere vivente. Cristo è la vita, la luce, la forza di ogni essere, e in Cristo tutto sarà salvato, ciò che è stato vissuto nell'amore. Ecco il messaggio del Vangelo di oggi. Alla fine, il grande esame finale sul quale tutti saremo giudicati è proprio questo: se avremo amato. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ero straniero, ero malato, ero carcerato,
e mi avete visitato. Quello che avete fatto al più piccolo, dice Cristo, l'avete fatto a me. Gesù si identifica col malato, con lo straniero, con il carcerato. È Lui presente lì, dentro quei volti, quelle persone, quelle lacrime, quelle situazioni. Quello che avete fatto a loro o quello che non avete fatto a loro, nell'indifferenza, nella pigrizia, nell'egoismo, nella chiusura, nel girarsi dall'altra parte. Su questo saremo giudicati, perché davvero porteremo con noi solo quello che avremo vissuto nell'amore, solo quello che avremo donato, solo quanto avremo amato. Questo resterà per sempre, questo sarà il regno di Cristo, questi saremo noi se avremo cercato almeno un po' di camminare su questa strada. E tutti e due, i giusti e i malvagi, gli chiedono: Signore, quando mai? Quando ti abbiamo visto affamato, assetato? Quando prigioniero, malato, carcerato? Quando? Quando? Perché non è evidente la presenza di Cristo, ma la parola del Vangelo ce lo rivela. Noi credenti lo sappiamo, che lì c'è Cristo. E allora tocca a noi. E allora davvero tocca a noi, guardando quel volto, fissando con gli occhi del cuore quel fine della storia, ora nel presente, curarlo, amarlo, servirlo, andarlo a trovare, ascoltarlo nei volti, nelle bocche, nelle situazioni dei fratelli. Il Signore ci trovi così, vigilanti nell'amore, davanti all'orrore del mondo, al deserto, alla morte, al nulla che ci circonda, accendere delle piccole candele di amore, di attenzione e di speranza. Come dice un adagio antico, non maledire il buio, accendi una luce. E questo è l'augurio per la fine e l'inizio di un nuovo anno liturgico.